casco, salite in selle, pedalate con noi al Giro di Svizzera, sesta tappa. Questo è importantissimo come allenamento in previsione di una gara a tappe, come in questo caso il Giro di Svizzera o per il Tour de France. Izaguirre prova un po' a prendere la scia della macchina Quick Step, è un po' in difficoltà, Chavanel là davanti insieme a Angel Madrazo Ruiz hanno guadagnato qualche metro, ma il loro vantaggio, come vedete, cala velocemente. Il mitico Brown, sì, comunque non stanno andando piano e soprattutto questa salita non è così facile come sembrava, una media del 7%, però vediamo che pur essendo corta la tappa stanno facendo fatica. O hanno già tirato il remo in barca dicendo già ci stacchiamo qua, che tanto poi cambia poco, appena subito dopo la discesa prendiamo l'altra. E o se no la stanno facendo veramente forte. Frank e Chop stanno invece facendo una gran fatica, solo adesso sono arrivati nella parte finale del... infatti i compagni non sono, avendo tirato prima, non è che abbia ancora molti compagni su cui contare, e per cui è costretto, viene anche facile star dietro, fa fare le cose agli altri. In questo caso è rimasto soltanto con Righi. Per la salita c'è poco da fare, anche perché credo che i fratelli Slack in qualche modo cercheranno di fare qualcosa, cercando di imprimere un ritmo. Dove è stato secondo negli ultimi due anni, o a Frank che il Tour de Suisse l'ha vinto e chiama a rientrare, perché era dura l'impresa. Sono caduti proprio nel momento in cui stavano quegli uomini della Leopard, stavano iniziando a menare, e per cui Chop e Frank, i due uomini principali rimasti fuori, sono stati sfortunati in questo caso. Tu sei anche consulente, lo ricordiamo, della Katiuscia, quindi... Sì, da quest'anno con Andrei. Uno dei tanti lavori, diciamo, che fai. Sei no, con Andrei... Multitasking, direbbero quelli bravi, moderni, fai più cose. È stato Cmil a chiedermi di collaborare con loro perché hanno un progetto importantissimo in Russia, hanno degli atleti interessanti, dei velocisti, per cui poter portare allora quella che era la mia esperienza per potermi insegnare. Mi sto divertendo in queste vesti. Qui ad alta velocità si è ridotto di molto il gruppo, c'è anche l'HTC iRoad. Perché TJ Van Garderen è in classifica, attualmente è quarto a 1.21, e se dovesse tenere oggi allora diventerebbe uno dei principali candidati alla vittoria finale, il giovane americano di origini olandesi. Cominciata la salita per i tre fuggitivi, ecco qua anche le caratteristiche tecniche, danno una massima al 15% con 949 metri di dislivello. Insomma, quando si cominciano a far 1000 metri di dislivello non sono pochi, è una salita, per cui questa è una salita vera. L'arrivo più duro del Giro di Svizzera di quest'anno. E per cui salita secca, vedremo chi appena si imbocca la... Per il momento cosa? Nessuno, che c'è la motocicletta davanti. Sì, ma questo presuppone un attacco immediato appena la prendono, appena puntata la salita sono convinto che verrà imposto un ritmo altissimo, e cercando di portarlo fino alla fine. Vietato fare dietro moto, oppure lo consentono, cancellare. Con le braccia sta cercando di trovare anche una posizione più aerodinamica. Sale un'altra fila, un'altra cordata, quella HTC iRoad, si dovrebbe dire HTC, però insomma siamo in Italia, diciamo. Lettere, come stanno, e a sinistra anche la Katiuscia. Sì, credo che sia Paolini che sta cercando di coprire il più possibile di Luca per fare il radio. E tra l'altro Cunego sta sfruttando questa cosa. Qui siamo
all'imbocco della salita. Quindi. Si gira e poi via i passisti, avanti gli scalatori, adesso si fa sul serio e noi seguiremo con grande attenzione gli italiani in classifica al comando Damiano Cunego, ma anche Di Luca, che attualmente è settimo a 1,53 e quindi può ovviamente guadagnare posizioni, ma può soprattutto puntare alla tappa con le sue caratteristiche. La stanno prendendo forte, vediamo che probabilmente è ancora Cancellara che sta... C'è lo sparpaglio davanti, lo scatto di Madrazo Ruiz che prova a mollare Gorka Izaguirre, la sua reazione, invece mi sembra abbia un po' tirato i remi in barca Chavanel, che non vedo più, anche Gorka Izaguirre non segue lo spagnolo più giovane. Madrazo Ruiz da solo al comando. Chi me la fa fare? Tanto non me da nessuna parte in questo momento, per cui... L'esposizione televisiva l'ho già data, l'ho avuta. Il suo l'ha fatto oggi. Il direttore è contento, Chavanel ha scaldato il motore per il Tour de France, per le sue fughe che saranno innumerevoli, si gira proprio, ma sarebbe molto, sarebbe molto più interessante se la regia ci facesse vedere dietro cosa sta succedendo, che tanto questi vanno a spasso ormai, sanno che stanno per essere inghiottiti dalla voracità degli inseguitori. Gerdeman qui inquadrato, recentemente vincitore al Lussemburgo, ha cominciato a diventare grande tra i professionisti, poi Peter Velitz quando vinse una tappa a Lenca al Giro di Svizzera proprio. Garderen a ruota, Cunego là dietro, andiamo a scorgere la sua maglia gialla, ancora più facile del solito riconoscerlo, molla il campione del mondo Tour, Ushovd, che ha vinto una tappa, può dirsi soddisfatto, la maglia iridata è stata portata al successo finalmente. Tutti quelli che non riescono a seguire il passo del gruppo, non ci sono corridori particolarmente interessanti se non i soliti inseguitori della BMC che ormai stanno, da tanti chilometri stanno cercando di raggiungere, e se ce la fanno in questa fase sono veramente tante energie sprecate. Superano tanti di quei corridori che dice arriverà finalmente la testa della corsa. Adesso è Incapi a fare il pilota. Maglia aperta, il simbolo della bandiera americana, lui che è stato campione americano, il fregio sulla maglietta. A te piaceva mettere il fregio iridato, tricolore? O se non ti disinteressavi di queste cose? No, perché hai portato la modernità dei colori, è una cosa che questa fa, è della tradizione, è una cosa che fa sempre piacere, sia al campionato nazionale o chi ha la fortuna di vincere anche il mondiale, poter mettere i bordini iridati o tricolori. Gerdeman ora a guidare il gruppo, come la differenza. Come avevamo previsto, ritmo altissimo sin dall'inizio, infatti sono già rimasti in pochi, sembra di vedere un minuto ancora di vantaggio, ma forse anche meno qui. Si ricordano che la pendenza massima è del 15%. Nel piccolo principato del Liechtenstein verso Malbon, stazione sciistica. Passa il Reno, si entra nel Liechtenstein e poi lì schiacciata tra il Reno e l'Austria questa piccola nazione. Sono già una ventina di corridori, non di più, per cui... Tra poco faremo i conti. Dopo 2 chilometri di salita già 20 corridori, vuol dire che il ritmo è stato elevatissimo. Garmin dovrebbe essere Tom Danielson, l'uomo che può tenere in classifica. C'è anche Ryder Esiedal, ma qui non è andato benissimo, è 26esimo a 10.11, in maglia verde l'olandese Lorenz ten Dam, e poi due suoi compagni, Kruijswijk e Bauke Mollema. Dei Panner sta tenendo per ora, sembra una frequenza altissima di pedalate, molto molto alti. E ancora retrovie col numero 38 Murayev, 44 siamo con Adam Hansen. Ci fanno vedere delle cose che tutto sommato sono inutili. Sì, che ci facciamo vedere prima, che ci interessano loro. Gerdeman tirerà per qualche chilometro, io penso, un paio di chilometri. Anche se è in condizione, potrebbe, fosse in un'altra squadra, a fare la corsa, potrebbe puntare a fare la corsa. Ancora retrovia, ma la retrovia va mostrata se c'è
un uomo di classifica in difficoltà, altrimenti sì, infatti sarebbe meglio ci fosse vedere qui. È inutile, perché qui col 95 Losada della Katiuscia, sì. Col 163 Dissel, tanti che sono già appesantiti e la strada è ancora lunga, ci sono 10 km di fatica, di sofferenza. Col 42 oggi non va Jan Bakelants, che era stato coinvolto anche in una caduta, poi col 96 Ovechkin. Qui siamo con Dominik Nerz, tedesco della Liquigas. Piano piano perdono terreno anche col 113 Pablo Lastras. Un ego attorno alla decima posizione. Dov'è Andy? La ruota di Fuglsang. Non vedo Andy Schleck. Dov'è? Non c'è, io non l'ho visto. Qui, eccolo, ecco qua. Andy Schleck col numero 7, attenzione. Vedi? Ai ai ai, non fa la corsa, niente da fare. Insieme a lui Jens Vogt. Non ce lo saremmo immaginato questo. Bravo, bravo, mica tanto. Se la prende comoda, prosegue nel suo programma di allenamento. E lascia il compito al fratello. Non è però un bel modo di onorare la corsa. La non quale è partecipa. Un buon messaggio, vuol dire che c'è qualcosa nella condizione generale che non funziona, perché avrei immaginato che oggi avrebbe fatto la corsa o sia per provare le gambe che per aiutare il fratello. Significa che c'è qualcosa che non va, ma si era vista subito all'inizio della salita una smorfia di fatica un po' troppo eccessiva per un corridore come lui. È un'immagine che girano immediatamente a Contador, che si sta andando a vedere un po' le salite in Francia. Sai che la polizia l'ha fermato? Sì, l'ho letto. Ma perché non aveva le luci sulla bicicletta in discesa dal Galibier. Dice: no, ma c'è l'ammiraglia che mi illumina. No, 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 non basta, niente da fare. E l'hanno fermato. Chavanel sta per essere raggiunto e scavalcato. Finisce il suo tentativo di fuga immaginabile sotto la spinta Leopard. Andiamo a fare i conti in casa Leopard. Per Damiano questa situazione è favorevole, perché avere una squadra che regolare. Sta facendo un buon ritmo, si sono staccati in molti, quindi mi sembra che stia pedalando ancora con un'ottima frequenza. Vedi, è molto, molto agile. Dovrebbe essere Fuglsang. E per cui ha trovato, non volendo, dei gregari che stanno facendo il lavoro per lui. Sarà possibile avere un quadro completo. C'è Van Garderen, c'è Cunego, c'è Tendam, c'è Di Luca, c'è Caruso anche. Il Caruso che sta facendo un buon giro, sì, Giampaolo sì. Caruso tredicesimo a 3.04. Qui siamo con le fatiche di Chop. Continua a risalire, adesso trova gli ammiragli, ma qui ti danno poca mano rispetto alla pianura, gli ammiragli, solo psicologica, per dirti che lì davanti c'è il gruppo. Frank Schleck quindi è l'uomo di punta, insomma, uno dei due Schleck, il prescelto è Frank. Il lavoro è stato fatto sicuramente per loro, oggi vedremo se si deve essere Van Garderen, che mi veramente impressiona, questo ragazzo giovane, perché ha 22 anni, compirà 23 il 12 agosto, secondo la volta Olo Algarve quest'anno, quinto al Giro di California, 18esimo alla Liegi-Bastogne-Liegi, sempre piazzato nelle cronometro. Qui c'è anche Leipheimer a ruota di Lorenz ten Dam, trentenne olandese di Groningen, sesto al Giro della California. Quindi i due uomini che già battagliavano al Giro della California si ritrovano a battagliare qui al Giro di Svizzera, e poi probabilmente lo faranno anche al Tour de France. Tra l'altro mi sembra di vedere Leipheimer pedalare abbastanza bene fino a questo momento. Van Garden è altissimo. Non ha il cambio di passo, però Leipheimer è un regolare, sta sempre lì. Sai, se arriva con Cunego o Di Luca è perennemente battuto per la tappa. Lui. Assolutamente, ma lui sta cercando di non perdere strada per provare l'ultimo giorno a fare il colpaccio nella cronometro. Credo sia questo la sua corsa oggi. La moto non vuole farli passare, per darci il quadro completo della situazione al comando. Damiano se ne sta dietro nascosto tranquillo, vuol dire che ha un... Ecco qua la composizione: Frank Schleck, Fuglsang, Montfort, come avevamo detto, Van Garderen e Leipheimer, e questi li abbiamo visti, Cunego, Kruijswijk, Mollema, Ten Dam, Danielson, anche quello l'avevamo visto,
Di Luca, Caruso, Nerz e Chavanel. Nerz, Liquigas, mi sembrava di averlo visto nelle retrovie, secondo me c'è un errore di comunicazione del numero, però insomma, tutto è possibile. Due, quattro, sei, otto, dieci, dodici, una dozzina, poi si può sempre sbagliare. No, sono 13, subito su qualche blog viene. Andy Schleck che ci ha un po' deluso. Sì, ci immaginavamo che De potesse Grefo, fare qualcosa. Oggi in difficoltà, è alto 1,92 questo cammellone, un po' alla Zulla in bicicletta, sì. Ponzi. De Greff aveva tenuto duro nelle altre tappe di montagna. Francis De Greff era in classifica, undicesimo a 2,24. Oggi è una salita impegnativa, poi è molto molto regolare, per cui è facile quando subisci il ritmo imposto da altri leggi 5 minuti, poi una volta che entri, come si suol dire, in acido, fai fatica a mantenere il ritmo. 91 è il numero da seguire, quello di Danilo Di Luca, il killer di Spoltore. Ha mollato probabilmente Caruso. No, c'è Caruso, c'è anche Caruso. Tre italiani, quindi con il numero 73 Kreuzvik, poi Damiano Cunego con 74, Bauke Mollema. Questi sono invece i due giovani dell'Arabo. Se Tendama ha 30 anni, Mollema e Kreuzvik ne hanno 24. Mollema è proprio un talento, è uno dei talenti come Gesing, ha vinto il Tour dell'Avenir nel 2007. Dal 2008 è alla Rabobank, ha debuttato in Svizzera al Giro di Romandia, ma proprio debuttando al Giro di Romandia si è spaccato la clavicola, si è rotto la clavicola, dodicesimo al Giro del 2010, e se non ci fosse stata probabilmente, parlo di Mollema, la famosa fuga bidone dell'Aquila, sarebbe anche arrivato più avanti. Sì, ripeto, una buona squadra, anche Kreuzvik ha fatto... Quest'anno è andato bene, lui è nono al Giro d'Italia, 13,51 da Contador. Infatti è andato fortissimo, e qua andare forte al Giro di Svizzera non è poco per un ragazzo giovane, per uno che insomma ha 24 anni, essere due corse a tappe, duro come il Giro, duro come la Svizzera, è ancora lì in prima linea, non è poco. Montfort, Fuchs Lang, avete visto, ora siamo con Tendam preceduto da TJ Van Garderen, bocca leggermente aperta per Tendam, non un bel segnale. Comunque cominciamo. Dura la salita, è un ritmo non facilissimo da sostenere. Monfort è uno di quei corridori che insomma anche nel contratto, quelli di seconda fascia che sono dei gregari per la salita, che vengono buoni nelle corse a tappe, che vengono anche cercati dalle grandi squadre. È un regolarista, probabilmente riuscirebbe a fare anche tutta la salita di questo passo. Sta preparando il terreno all'attacco di Frank. L'importante è che Cunego mi sembra in palla, mi sembra concentrato, sì, attento. Molto concentrato, ma anche molto in equilibrio, non mi sembra affaticato come le immagini precedenti degli altri. E poi la solita frequenza, come segnalavi tu Mario, nello studio ha un po' cambiato il modo di pedalare in salita, prima era più duro. Avrà lavorato sicuramente molto per ottenere questo equilibrio e questa condizione. Tendam è stato decimo al Tour de Suisse nel 2008, l'anno in cui ha vinto Roman Kreuziger, che resta ancora il più giovane vincitore della storia del Giro di Svizzera, la 75esima edizione, a meno di 23 anni. Il più vecchio è Wechselberger, a più di 35, vinse l'austriaco nell'89. Tutto regolare, 7,7 km, il bello deve venire, questo ti resta nelle gambe. Subito dopo la galleria, secondo me, vedremo chi saprà fare la differenza. Si può guadagnare anche 40-50 secondi nel giro di 3 km. Non sarebbe male, sarebbe quello che è utile a Damiano per creare ancora più spazio, ma vediamo, perché insomma... Non... Caruso, meraviglia, Giampaolo Caruso. Caruso sta andando molto forte, sì. Siciliano... Già con i suoi anni correva in Spagna con Manolo Sainz. È un gregario solido. Qui anche qualcosa di più, perché insomma è rimasto sempre davanti. A chiudere Kreuzvik,
2 minuti esatto il suo ritardo da Cunego. Passo regolare, passo ideale per chi insomma ha condizione, non ha problemi. Ancora davanti Gorka Izaguirre, poco meno di un minuto. Questo passo regolare contro la stanchezza di chi è andato in fuga. Questo dimostra che la velocità non è così alta dietro, non stanno andando fortissimo, perché insomma nonostante la fuga è ancora con un minuto là davanti, stanno gestendo la salita per mettere Frank nella posizione ideale per poter fare il cambiamento di ritmo e creare difficoltà agli altri. Non dimentichiamoci anche degli abbuoni, 10 secondi, 6-4, non sono tanti, ma 10 secondi in più per esempio Damiano Cune con il cronometro finale è qualcosa di concreto con cui affrontare Leipheimer e Van Garderen, guadagnare oggi anche quei 10 secondi vincendo la tappa. Ma tutto fa, l'importante sarebbe riuscire a staccarli un po', ma credo che negli ultimi 2-3 chilometri ci sia il terreno per poterlo fare, per poter cambiare ritmo. Abbiamo visto la tappa dell'altro giorno, nel punto più impegnativo della salita è proprio lì che ha attaccato, dimostrazione che la condizione c'è e che potrebbe ripetere la stessa cosa anche oggi, ce l'auguriamo tutti. Come ce la siamo stampata noi, ovviamente ce l'hanno pure loro, la planimetria, l'altimetria, tutto, sanno esattamente quando, dove, come. Certo, poi la tattica uno la studia a tavolino, ma la corsa ti impone di fare magari altre scelte, perché devi inseguire, devi andare dietro a qualcuno. Sì, questa è la condizione ideale però per TJ Van Garderen e Leipheimer, cioè se dovessero arrivare così, sì, questi ringraziano, salutano e vanno in albergo e hanno il Giro di Svizzera da giocarsi nell'ultima tappa. Io credo che tra poco, appena si avvicina all'arrivo e la distanza è minore, credo che Frank qualcosa deve provare, se no non avrebbe messo tutta la squadra per fare un'azione del genere, avrebbe lasciato lavorare gli altri, invece probabilmente ci crede in questa tappa. Monfort ha una bella faccia, peggio Fuglsang a sua ruota, l'ho visto a bocca aperta, il 26enne nato a Ginevra in Svizzera da genitori danesi, ex biker, arrivato tardi al ciclismo su strada, qui Giampaolo Caruso. Il ritmo non è impossibile in questo momento, è una buona pedalata, è una buona velocità, però vediamo che i corridori non sono al massimo dell'impegno, stanno come dire attendendo che qualcuno faccia qualcosa, è normale che la prima mossa la faccia Slack, che stanno attendendo tutti che si muova lui finché i suoi compagni riescono a mantenere questa andatura, va bene per tutti, ma fra poco qualcosa deve succedere e succederà sicuramente. Stanno tra l'altro recuperando qualcosa. Sì, vedi, sui 40 sì. Secondi. Maxime Monfort, che ha 28 anni, è passato con la Landbouw Credit Colnago nel 2004. Ha vinto il campionato nazionale belga a cronometro nel 2009, quando correva nella Columbia High Road, dove era anche nella passata stagione. Qui Frank, tutta la sua fatica, tutto il suo inseguimento, a causa di una caduta da lontano, prima in pianura, poi adesso su questa erta finale, vede le ammiraglie, ha fatto un numero incredibile. Sì, è andato relativamente bene, peccato la caduta, si è dovuto fare un sacco di fatica in più e probabilmente ce la farà anche ad agganciarsi, perché se è ancora lì vuol dire che, ripeto, l'andatura non è infernale in questo momento, stanno andando forte, però ancora il bello deve arrivare. Il numero dei numeri resta quello di Pantani al Santuario di Europa, quando risalì passando praticamente tutto il gruppo in risalita, no? Dalle retrovie, quello rimane nella memoria di tutti. Marco era Marco, ecco, in salita era uno spettacolo, tra l'altro quel giorno là lo vidi anch'io, era una roba incredibile. Eri stata una delle vittime del sorpasso. Era
piano immenso. Piano, intanto Franca ha fatto la sua risalita, decisamente di stampo diverso, ma con la sua efficacia per riportarsi sotto. Squadra americana-svizzera, diciamo, la BMC. Sembra avere budget per poter prendere qualunque corridore. Quando c'è sul mercato un corridore c'è sempre di mezzo il nome BMC. Non so nel calcio a chi possa essere paragonata come squadra. Chi è che si sta sfidando? La situazione di controllo è un... Capisco se è un Rabobank o uno dei tuoi. Sembra Danilo. Prima sembrava controllare, non sembrava... Sì. Manca ancora parecchio, 6 km, infinita, perché è dura e poi il bello deve venire. Ha perso qualche... E Danilo, sì. Sì. Magari con Franca la spinta per riportarsi sotto. Se tiene duro, poi spiana un po' a metà, si fa per dire, però un pochino c'è questo pezzo... Si può in qualche modo qui Gorka e Zaghirre sono su un pezzo, si gira, cioè, venitemi a prendere, basta, sono esausto. Adesso è veramente legnosa la sua azione, ha fatto il suo, però ci mancherebbe altro. Era partito a 82 km dall'arrivo assieme a Angel Madrazo Ruiz e a Sylvain Chavanel. Si è staccato purtroppo Danilo Di Luca, lo passa Mattias Frank, qui vediamo se c'è la grinta, la zampata del vecchio leone che gli prende la ruota e niente da fare. Si gira, non è la giornata di Danilo Di Luca. Immaginavo, speravo qualcosa di più. Caruso resta invece nel gruppo Cunego della maglia gialla, maglia oro, chiamatela come volete, il gruppo adesso e prima guidato dai Leopard di Frank Schleck. Sicuramente si è fatto da parte, credo, Maxime Monfort. Sì. Che proseguirà col suo passo, anche se adesso sembra tenere. Dovrebbe essere Fuglsang in testa. No, era Fuglsang che si è fatto da parte. Quindi c'è Monfort, Tendam, che Fuglsang, non ho capito la manovra che e Frank entrare. Faticaggio. Mattias Frank, incredibile, vincitore del Gran Premio della Montagna, della classifica punti un anno fa. La grinta è stato come abbattuto e allora si è alzato ferito. Una reazione incredibile di questo corridore svizzero. Danielson sembra anche lui molto molto impegnato in questo momento. Tom Danielson, che sappiamo soffrire la limatura un gruppo della ruota. Frank è passato Procola, Gerold Steiner, 25 anni a dicembre, è andato bene al Giro della Svizzera in queste classifiche parziali, ma in classifica generale no. Izaguirre ripreso, si verrebbe da dire gruppo compatto, ma è un gruppo molto molto ristretto, soltanto per i migliori della classifica, e purtroppo ha ceduto Danilo Di Luca. In qualche modo anche Danielson là dietro sta facendo una gran fatica. Un passo non impossibile di Monfort con Tendam, Leipheimer, Izaguirre che prova a tenere. C'è ovviamente Damiano Cunego ed ecco Tom Danielson un po' in difficoltà, il 33enne professionista dal 2002 sotto. Corso anche in Italia con la Fassa Bortolo. Terzo il Giro della California, 20° al Giro di Romandia. Una tappa vinto alla Vuelta nel 2006 a Granada, sesto nella classifica finale. Poi ancora Mattias Frank, davanti a lui Jakob Fuglsang, che ha mollato la ruota di Monfort per passare alla retrovia di questo gruppo. E Di Luca vede il gruppettino ancora, ma ha perso parecchio. Sì, tra l'altro in questi casi, avendo un compagno di squadra come Caruso, normalmente il gregario si ferma col capitano cercando di aiutarlo. Sì, sicuramente gli avrà detto, dice tu resta qua che io oggi non sono come vorrei, per cui è giusto che ci sia uno davanti. E tra l'altro sta andando bene Caruso.
Bravo. Mario, guarda un po', gamba e faccia, cosa ti dicono? Lì, in questo caso è molto forte perché sta sperando che qualcuno parta per farci da parte, dice io il mio lavoro oggi l'ho finito, ma invece nessuno si decide e per cui lui è costretto a soffrire ancora di più perché insomma è già qualche chilometro che sta facendo l'andatura e per cui è sicuramente affaticato, come in questo momento vedi sta sperando che qualcuno parta, siamo ai 4 km dall'arrivo, tra poco dovrebbe chi esserci. Chi può scattare? Frank Schleck, Damiano Cunego, Rabobank. Io credo che Damiano aspetti e speri che Schleck faccia qualcosa, se no si porta a ruota, secondo me deve partire lui tra poco, dopo la spianata nel pezzo finale, quando ritrovano una pendenza più importante dovrebbe cambiare ritmo e provarci. Il paradosso è che la maglia gialla non deve difendersi ma deve guadagnare, deve attaccare per aumentare, ingrassare il vantaggio in vista della cronometro finale a Schaffusa, dove ci sono le cascate del Reno nel nord-est della Svizzera, un sembra passo da Germania. Leipheimer sembra che non faccia fatica in questo caso, mentre Gardner dietro sta facendo la smorfia un po' più accentuata, per cui Leipheimer bisognerebbe cercare di dargli un po' di strada. Andrebbe staccato, sì. Classe 73, 38 anni ad ottobre. Secondo al Giro della California, ma non ha attaccato perché davanti c'era il suo compagno Horner, sembrava andare forte o addirittura più forte di Horner. Terzo alla Ruta del Sol, ottavo alla Parigi-Nizza, nato nel Montana. Eterno piazzato, secondo alla Vuelta 2008, terzo al Tour 2007 e anche alla Vuelta 2001. La Radio Shack nelle corse a tappe minori è una squadra fortissima. Sì, sì. Qui ha rinunciato all'ultimo momento a Horner, non si è capito nemmeno perché. Il Rabobank che chiude, Bauke Mollema, poi Danielson che lottando si riporta lì e prova a tenere duro anche Izaguirre. Dopo tutta la fatica della fuga, ma è soltanto un momento, poi cede come vedete dall'alto. 4 chilometri e qualcosa all'arrivo, Izaguirre cede, il bello deve ancora arrivare, subito dopo la galleria che è segnalata. Sì, ormai ci sarà l'attesa nel pezzo finale. Al buio, buio della galleria. Eccola qua la galleria. Noi non vedremo cosa accade nella galleria, ma il bello ovviamente avverrà subito dopo, per quello strappone finale. Mise in crisi il motore di Jan Ulrich nel 2004, 4 chilometri all'arrivo, tutti i migliori davanti con l'eccezione di Danilo Di Luca. Galleria illuminata, riesce ad arrivare anche il segnale. Forse ha fatto tutta la salita davanti. Tra l'altro ha cambiato ritmo, spianando, sta cercando di imprimere ancora un ritmo forte. Non ce la faccio più, guarda che adesso su quel muro finale vorrei farmi da parte. Sta a voi ora, anche perché insomma ha tirato minimo 6 km di salita, anche 7 forse. Se l'è fatta da quando l'abbiamo visto, da quando si è spostato a Cancellara, si è messo lui. Sì. Buona velocità, qui la salita non è partita. Quanto è lunga sta galleria? Infinita. Non c'è una lunga, abbastanza lunga, a memoria. Ecco, finita. Okay. E fra poco il bello, subito dopo questo ponte bisogna scattare, bisogna prendere in mano la situazione. Speriamo che non ci deludano, devono farci vedere qualcosa ora. Che arrivino tutti così, e insomma, non me l'aspetto proprio. Damiano ora deve inventarsi non qualcosa. Non ha vinto ancora la tappa, ha fatto secondo, ha preso la maglia, 2 secondi posti, vedi la possibilità di vincere il Giro di Svizzera. Sì, domani c'è ancora salita, un arrivo in Austria, altro sconfinamento, ma una salita diversa perché poi spiana, c'è un finale in pianura. È ora che bisogna fare la differenza, guadagnare qualcosa su Leipheimer e Van Garderen, che sono rispettivamente terzo e quarto qui in questo gruppettino. Si ferma Danielson, cosa è successo? Gli è caduta la catena, incredibile, a Tom Danielson. Viene aiutato,
Ah, questa è la cosa peggiore che ti possa capitare, dopo tutta la fatica perdere una ventina di secondi per un incidente meccanico. Lo rivediamo. A scendere dal 53 al 39 gli è andata giù. Andy Schleck nella cronometro iniziale addirittura gli si bloccò fra telaio e la prima moltiplica e dovette cambiare la bicicletta a Lugano. Purtroppo capita, ci sono dei meccanici che mettono uno spessore in plastica che praticamente quando casualmente potrebbe scendere tra il telaio e la moltiplica c'è questo spessore che fa sì che non scenda ma che rimanga comunque tra le due moltipliche. Probabilmente lì hanno avuto una mancanza. La parte più dura, ancora Montfort, lavoro supplementare per questo gregario di salita della Leopard con Tendam a ruota, poi Leipheimer, Van Garderen e più dietro, poco più dietro, discosti. Ecco Frank Schleck che si avvicina, risale, sembra voler prendere lui in mano la situazione, trascinandosi Kruijswijk, Cunego è a ruota di Frank, parte sulla sinistra Bauke, Mollema. E Cunego non parte immediatamente, ora si getta all'inseguimento sulla destra. Ecco Damiano Cunego con la maglia gialla di leader della classifica che va a prendere Bauke Mollema e lo lascia sul posto. Ancora il Cunego della salita che lo ha visto grande protagonista nella tappa di Grindelwald. Il terreno è adatto ai suoi mezzi, è un Cunego bravissimo, dei giorni migliori, quello del Giro 2004, lo speriamo, lo vogliamo vedere. E Giampaolo Caruso che prova a chiudere su Cunego, che qui ha il terreno per fare la differenza e ci ha provato, già questo è un ottimo segnale. Intanto ovviamente sgretola il gruppettino, Frank Schleck non sembra così brillante. Arriva Kruijswijk, anzi sì, è Kruijswijk con Giampaolo Caruso, è in difficoltà, è andato Van Garderen. Questa diciamo è già una buona notizia. Ora Cunego deve rilanciare però sull'attacco. Kruijswijk. Sul rilancio, sì. Anche lui è indeciso, va però non sa cosa. Guarda chi ci sono i miei compagni. È il momento di andare. È stato stoppato da Caruso che lotta a denti stretti. Cunego si gira, vede che ha guadagnato qualcosa sia su Van Garderen che su Leipheimer, che soffre l'accelerazione, il cambio di ritmo, ma adesso deve insistere. Arriva Frank Schleck, è un brutto cliente, io preferirei non averlo a ruota. Ha ceduto anche Tendam, il leader della classifica degli scalatori, che era in effetti il secondo meglio piazzato in classifica, perché secondo è Mollema. Qui vediamo Kruijswijk da solo al comando, la strada si restringe ma continua a salire ed è sempre più dura la parte finale, proprio l'ultimo chilometro. Kruijswijk al comando, poi lì dietro Cunego e Caruso. Kruijswijk indeciso, non sa cosa fare, c'è stato questo rallentamento e subito Leipheimer ha ritrovato la ruota di Schleck e piano piano, senza scattare, come un motore diesel. Brutto cliente Leipheimer. Frank a lottare dietro Bauke Mollema. Leipheimer diventa il cliente più pericoloso a questo punto. Kruijswijk ha preso il passo giusto per andare verso il traguardo, ci ha illuso forse Damiano Cunego con quello scatto, poi ha subito il contrattacco di Steven Kruijswijk, il 24enne di Neuenen, 1,78, 64 kg, campione olandese under 23 nel 2009, ripreso 202 km e mezzo dall'arrivo a Castelfidardo nella tappa del Giro d'Italia, sesto nella tappa di Macugnaga, stando sempre a questo giro che poi ha concluso al nono posto. Giampaolo Caruso ora riparte trascinandosi Cunego, anzi no, è Leipheimer il primo a reagire. Cunego, Frank Schleck, poi arriva anche Bauke Mollema e quindi Mathias Frank. È il passaggio al Gran Premio della Montagna, posto prima dell'arrivo. C'è ancora un chilometro e mezzo e Kruijswijk è da solo là davanti. Damiano deve ritentare, deve ripartire. Guarda, qui viene più duro, Mario, può farlo, se ha la gamba. Se no questo va. È indeciso, continua a girarsi. Gli hanno lasciato un po' troppo terreno, secondo me. Troppo spazio per Kruijswijk. Leipheimer, guarda. Anche tutti si guardano, si controllano, alla fine parte Caruso. Stessa situazione di prima, Leipheimer. Cunego si mette a ruota.
sono gli abbuoni. 6 al secondo, 4 al terzo, perde qualche metro Frank Schleck, anche Mattias Franke e anche Bauke Molleman. E questa è la parte che va sfruttata da Damiano Cunego. Caruso sta andando molto molto forte, secondo me. Caruso che è in classifica comunque a 3-0-4 da Cunego. Eccolo qua Caruso, va fortissimo, non forte. Staccato Cunego e Leipheimer che ormai ha un obiettivo, perdere il meno possibile o arrivare addirittura assieme a Cunego per poi giocarsi nel cronometro finale i 2 minuti e 10 che ha di ritardo sul corridore veronese. È veramente difficile la salita, l'hai visto dalla durezza. Con Paolo Caruso, classe 80, 31 anni, il prossimo Ferragosto, professionista dal 2002. Damiano dovrebbe provarci ancora, secondo me, questo ultimo tratto. Non buone notizie anche per Frank Schleck. Mi sembra un po' affaticato però Cunego, bocca aperta, il cenno a chi lo segue, ha guardato dietro, non è così brillante. Sta cercando collaborazione e Leipheimer non è che sia così interessato a Dalia, perché per lui l'obiettivo è cercare di rimanere attaccato a Damiano all'ultimo cronometro a suo vantaggio. Sulla grosse Scheidegg era un altro Cunego, certo le pendenze erano diverse. Mattias Frank prova l'ennesima risalita senza impianti, cioè direttamente da più di 20 km dal traguardo, da quando era caduto, un inseguimento lunghissimo. Frank Schleck usa il suo lavoro accodandosi a Bauke Mollema, Cunego, Leipheimer, poi Caruso, Frank, Bauke Mollema e Frank Schleck. Deludenti fratelli Schleck, sì, anche oggi. Se noi dobbiamo pensare insomma a casa nostra, però da come aveva messo la squadra a tirare all'inizio per fare una prova, è una prova negativa. Immaginavamo qualcosa di più, probabilmente la condizione attuale non è il massimo, avranno affrontato un periodo di lavoro pesante e saranno come diciamo noi un po' appesantiti in questo giro di Svizzera. Damiano ci tenta, ci prova ancora, bravo. Però deve, intanto questo non si schioda per nessun motivo. Ormai non si fa più staccare, per cui per lui oggi è un risultato positivo essere rimasto con Damiano. Certo, 2:10 in 32 km non sono facili da recuperare. Ripeto, uno specialista come lui è... Sì, sembrano tanti, però se uno non è in ottima giornata possono essere anche pochi. Intanto ha fatto fuori Van Gardner, che era un altro cliente pericoloso. Parlo di Damiano Cunego. Sì. Qui Kruijswijk trova la forza per rilanciare. Buonissima condizione, è uscito bene dal Giro d'Italia l'olandese, uno dei giovani della Rabobank, cui esempio migliore resta in ogni caso Robert Gesink. Sì, però è stato bravissimo al Giro d'Italia, ha tentato fino all'ultimo di... Attenzione, qui Leipheimer addirittura allunga su Cunego che ha un momento di difficoltà, di appannamento, deve reagire Cunego, non deve perdere secondi da Leipheimer che invece vede concretamente la possibilità di portarsi a casa un gruzzolo consistente da aumentare nella cronometro finale, può anche aggiungere i secondi di abbuono, 10-6-4 per i primi tre al traguardo. Sembra migliorare adesso un po' l'azione di Damiano Cunego che ha sofferto le pendenze, 300 metri al traguardo, è fatta ormai per Kruijswijk che può andare a festeggiare la prima vittoria da professionista. Durissimo il pezzo finale, sì, sembrano sì. Fermi, 200 metri eterni con Leipheimer che rinviene da dietro. Cunego rischia, si gira, sembra non averne più. Purtroppo. Niente da fare. Speravamo in qualcosa di più, ma deve cercare di non concedere spazio a Leipheimer. Rischia di essere ripreso, di essere inghiottito da quelli dietro. Qui ha guadagnato parecchio Leipheimer. Possono essere anche 10 secondi. Sì, molto vicino ai 10 secondi, secondo me. Siamo con Caruso, poi
Bauke molle, ma la pendenza è 200 metri non finiscono mai, mai. Di solito 200 metri vengono volati in pochi secondi. Qui può festeggiare Kruijswijk la vittoria più importante sin qui della sua carriera, la prima. L'olandese Steven Kruijswijk vince a Melbourne in Liechtenstein. Poi cerca di tenere duro Damiano Cunego. Leipheimer passa adesso. La differenza in secondi è quello che ci interessa, al di là di quanto ha guadagnato con gli abbuoni, un po' meno di 10, diciamo 9. Quindi arriva Bauke Mollema, Giampaolo Caruso, Frank Schleck e Mathias Frank a circa mezzo minuto dal vincitore Steven Kruijswijk, saltato TJ Van Garderen. Festeggiano i Rabobank, hanno fatto la corsa ai Leopard. Questo ha fatto un numero incredibile, sì, perché quella che è andata più forte di tutti, poveracci. Stanotte nel sogno continua a inseguire, si ritrova ammiraglie, moto, corridori, tutta la fatica di Damiano Cunego oggi in giornata non brillante. Spero non si demoralizzi, non perda la grinta per affrontare questo finale di Giro della Svizzera, che può ovviamente vincere, resta il leader, ci mancherebbe altro. Ha concesso 10 secondi quando speravamo che guadagnasse qualcosa lui. Questa è una brutta notizia da Leipheimer, arriva Tendam. Leipheimer è sotto i 10 secondi e guadagna anche qualcosa con gli abbuoni, era 2.10, quindi sarà attorno all'1.58. Poi ci vuole il cronometraggio ufficiale. Al di là della tappa di domani, che può succedere ancora qualcosa, comunque Danielson possono... e Montfort. C'è di mezzo il Fluela, che è un horse category a metà tappa, poi sabato velocisti e domenica cronometro. 32 km, abbastanza vallonata. Possono sembrare tanti, però possono essere anche pochi, purtroppo. Vediamo, speriamo nella giornata di domani che possa ritrovare qualcosa da capire. In salita, sono una salita impegnativa di prima categoria. Kevin De Wert e poi Van Garderen a chiudere lontanissimo. Cattiva giornata. È una tappa domani che può succedere molto, perché è tappa lunga, 223 km, con una salita importante a metà corsa. È arrivato anche Danilo Di Luca adesso, sotto i 2 minuti e mezzo di ritardo. Domani ci vuole anche la squadra per tenerla la corsa. Sì, domani sì. Ci vorrebbe. Ci vorrebbe. Ci vorrebbe. Ci vorrebbe un amico. Dominic Nerz al traguardo della Liquigas. Oggi Sagan ha risposto. Resta slovacco Sagan in questo giro della Svizzera. Sì, è andato molto forte. Aspettiamo ovviamente il cartello per i distacchi ufficiali. Samoilau al traguardo, la Movistar, 3.13. Distacchi pesanti. E resto un po' deluso, non dico senza parole, però mi sarei aspettato dalla brillantezza della grosse Scheidegg qualcosa di più. Questo Gorka Izagirre avete visto arrivare, corridore che era in fuga, e Alexander Efimkin, uno dei due Efimkin, vincitore del Giro di Turchia quest'anno, ancora nel Team Type 1. Sì, ci aspettavamo di più, però sai, la giornata non può capitare, una corsa a tappe di 10 giorni, avere la giornata tappa relativamente corta, arrivo in salita, può essere anche che non è riuscita a entrare in equilibrio in modo eccezionale, per cui speriamo che invece la distanza della tappa di domani con l'ultima salita, la più salita, lunga è del Tour de Suisse, oltre sì, 220, possa far meglio domani. Per il momento la classifica non... ma teniamo duro anche noi, distacco ufficiale. Diciamo, noi l'abbiamo calcolato in una decina di secondi, più abbuoni, altre due, dovrebbe essere 1.58-1.59. Ora il vantaggio di Cunego su Leipheimer, che è il cliente più pericoloso, mentre Kruijswijk, che era 2 minuti, ha guadagnato di più, ma a cronometro non è forte, o almeno non lo è stato fino adesso,
come l'Heipheimer, che è una garanzia. Ormai al limite dei 5 minuti. Qui c'è l'arrivo di Pete Gorni. La liberazione non arriva, appena passata la linea. Si blocca la bicicletta. Ah, anche per oggi è fatta. La prima cosa che ti viene da pensare. Che bello. È il massaggiatore mi porti. Per togliere il sollievo dal dolore, dal mal di gambe. Stiamo rivedendo in immagine un po' il riassunto del finale. Questo è un giovane molto interessante, secondo me. Abbiamo visto un gran bel Giro d'Italia, lottato, cercando di contrastare per la maglia bianca. Ecco la classifica. 9 secondi fra Kreuzwijk e Leipheimer, 9 secondi fra Leipheimer e Cunego, poi Mollema e Caruso a 3 secondi, Schleck rispetto a Cunego, Schleck e Frank a 30 secondi. Quindi Cunego perde 18 secondi da Kreuzwijk, con la differenza di Abuoni sono 24, aveva 2 minuti di vantaggio, questo significa che va a 1,36. Di vantaggio su Kreuzwijk, anche lui pericoloso a questo punto, anche perché domani insomma può succedere ancora tutto, non è il Cuneo che dici bene, mi dà un'affidabilità totale. Appunto, la tappa così lunga può riservare tantissime sorprese. Un positivo per Cuneo e per noi italiani. Certo, io a questo punto direi, Mario, che tu devi prendere la via dello studio. Ti ringrazio per la telecronaca, sperando di ritrovarti presto, insomma, col ciclismo, con Sky, per commentare un po' di ciclismo.